quanto dura la malattia Covid-19 nel singolo paziente, quindi nel bambino nel nostro caso, è un qualche cosa di più facile risposta, nel senso che abbiamo un'esperienza data dalla letteratura, quindi dai casi che sono accaduti nel mondo, quindi prima della Cina e poi in Italia e nel resto d'Europa e adesso anche negli Stati Uniti, e abbiamo visto fondamentalmente che nel bambino dura poco. Dura poco perché molto spesso prima di tutto è asintomatica e quindi non ce ne accorgiamo neppure. Circa un 25% dei bambini IMATO sono asintomatici. Gli altri bimbi hanno dei sintomi molto lievi, raffreddore, un po' di tosse, un po' di febbre, e per quella che è la nostra esperienza diretta, adesso abbiamo avuto ricoverato circa 53 bambini, 54, 55 bambini in questi giorni, e tutti hanno una sintomatologia che nel giro di 4-5 giorni tende a limitarla. L'importante è riconoscerla e non avere paura o non dimenticare quello che facevamo prima che esplodesse l'epidemia del Covid, perché in realtà quello che vediamo è molto spesso vengono sottostimati dei sintomi che portano a ritardo in altre diagnosi. Tradotto in termini molto semplici, non è tanto importante quanto dura, ma è importante riconoscerla ed evitare di scambiare il Covid per altre patologie che hanno necessità di un trattamento. Quindi il consiglio pratico da dire ai genitori è questo. Sicuramente quello che accadrà è che i vostri bimbi nei prossimi mesi avranno degli episodi febbrili, avranno episodi di tosse. Non sapremo se questo è un Covid o se è un'altra infezione legata alla stagionalità, soprattutto quando riprenderà il periodo, diciamo, autunno-invernale. L'importante è comportarsi come sempre fatto, andare dal proprio pediatra che identificherà la sintomatologia e quindi la gravità della sintomatologia, in caso lo indirizzerà a noi e faremo i test necessari per capire se può essere un Covid. A quel punto inizierà tra il T0, cioè il momento in cui iniziamo a datare l'inizio dei sintomi. Una volta fatti i tamponi saremo anche in grado di capire se è il caso di ricoverarlo oppure se rimandarlo a domicilio, dove continuerà l'osservazione, diciamo, tramite ASL. La durata della malattia sarà stabilita da un lato dalla sintomatologia, che come dicevo prima è molto breve. Dall'altro lato è molto più difficile da stabilire il famoso viral shedding, cioè il tempo necessario perché vi sia eliminato il virus, la cosiddetta escrezione virale. Questo è un argomento di importantissima attualità. Quindi da un lato la guarigione clinica, che è molto rapida, salvo casi rari, e di cui sta parlando adesso in tutto il mondo, avete sentito malattie di iperinfiammazione, malattie tipo Kawasaki, se vogliamo possiamo parlare anche di questo. Dall'altro lato invece l'escrezione virale, il fatto di essere così libero dal virus, questo ci mette più tempo, lo stiamo studiando e sarà motivo di studi nei prossimi mesi, e sarà importante capire come sostanzialmente la dinamica virale interagisce con la nostra dinamica immunitaria, cioè come il nostro sistema immunitario è in grado di interagire col virus, perché sarà molto diverso tra bambini piccoli, bambini più grandi e adulti, e lo stiamo già vedendo. Sono dei bambini in cui una volta che il virus entra nell'organismo innesca una risposta immunitaria molto rapida, forse favorita dai vaccini che sono stati fatti, e quindi se le liberano prima, altri bambini in cui il sistema immunitario non è in grado di riconoscere in modo così rapido e efficace il virus, e quindi tendono a persistere di più il virus nell'organismo, e questo ovviamente sarà un motivo di valutazione successiva. Sintomi più comuni che abbiamo visto sono chiaramente la febbre, che è il primo sintomo che guida alla tenda pre-triage o comunque il pronto soccorso, la tosse e il raffreddore, ma un sintomo da non sottovalutare, abbiamo visto con grande frequenza, sono i dolori addominali e espressioni di mucositi, di infiammazione del tratto gastrointestinale abbastanza importanti. Quindi direi che questi quattro sintomi, la febbre, il raffreddore, la tosse e i dolori addominali, sono sicuramente sintomi prevalenti. Non abbiamo visto come nell'adulto l'anosmia, cioè la difficoltà nel sentire e riconoscere gli odori, l'abbiamo vista in bambini più grandicelli, che ovviamente sono in grado di descriverla, talvolta la cefalea, ma sono di gran lunga molto più rari rispetto agli altri sintomi. Non è tanto importante la ricaduta della malattia da virus, però esistono dei sintomi che compaiono a distanza di tempo, e questi li abbiamo osservati anche noi, tra i primi al mondo, in bambini grandicelli, adolescenti, che a distanza di 2-3 settimane dalla completa negativizzazione dei tamponi sviluppavano una sindrome che abbiamo definito come iperinfiammatoria. In questo caso la sintomatologia è molto più importante, una febbre persistente con scadimento delle condizioni generali, è un'accentuazione di quelli che sono i sintomi banali che dicevamo prima, quindi la tosse e i dolori addominali. E hanno degli elementi importanti questi bambini dal punto di vista ematochimico, che quindi dobbiamo essere in grado di riconoscere per tempo, e su questo quindi i genitori devono arrivare
rapidamente in ospedale, quindi bambini che abbiano già avuto un Covid, sappiamo che abbia avuto un Covid e ripresentano una sintomatologia febbrile, dolori addominali, manifestazioni di dolore articolare, è importante che ritornino, perché se dovessimo osservare all'interno del loro organismo dei segni, soprattutto dei marcatori di iperinfiammazione, è importante intervenire rapidamente con una terapia per evitare una progressione di malattia simile, più simile a quella dell'adulto, che può portare in alcuni casi anche in rianimazione per una sorveglianza stretta, non tanto per l'aggravio delle condizioni respiratorie come nell'adulto, e all'impiego di farmaci molto più importanti come antinfiammatori e biologici molto più importanti rispetto a quelli utilizzati in un senso Covid.